appena saputo della nomina e reso ufficiale la nuova GU, di incontrare appunto i sindaci a Roma e qui i sindaci della nostra diocesi, proprio per esprimere quella che è un po' la mia volontà, il mio desiderio e il mio impegno anche di fondo. Cioè, anzitutto rispettare le loro competenze, rispettare la loro capacità, il loro impegno, apprezzarlo, dire il mio sentito grazie già in anticipo per tutto quello che fanno a favore di tutti noi, perché in fondo siamo tutti appartenenti a questa realtà tuscolana. E poi dire anche il mio desiderio di dialogare con loro, rispettando ognuno le proprie competenze, le proprie specificità, i propri talenti. E però quello che ci unisce è il desiderio di servire tutti quelli che abitano al Tuscolo, sia che siano credenti, sia che siano non credenti, praticanti. Il mio desiderio è di avere un'attenzione, di un dialogo, un rispetto verso tutti. Certo, io rappresento Cristo Signore, sono un successore degli Apostoli, sono uno che cerca di credere, di vivere ogni giorno sempre di più una prospettiva di vita che è quella evangelica, che è quella del Vangelo, perché sono convinto che è la migliore che possiamo avere a questo mondo. E però desidero anche che, rispettando i diversi credi, i diversi modi anche di esprimersi, sempre nella legalità e nel rispetto di tutti e di ogni persona, desidero anche però, nello stesso tempo, proporre questo mio modo di vedere, senza imporre nulla a nessuno, ma proporlo con serenità, con fiducia, con rispetto, così che insieme possiamo crescere. Ecco, questo desiderio e questo impegno di rispetto, di collaborazione, di dialogo, deve avere, come ha indicato anche il signor Sindaco, deve avere unicamente una finalità, non quella di parte, di una o dell'altra parte, ma quella di amare, servire la persona. Perché questo è il desiderio di Dio che tutti ci ha creati, di Cristo che ci ha redenti, dello Spirito Santo che ci tiene uniti in questa carità di cui parlava anche il Sindaco e che ci mantiene tutti uniti nel camminare insieme e che ci spinge anche questa carità, questo amore verso tutti. Grazie a voi di cuore che avete voluto essere presenti a questo mio ingresso. E chiedo a voi anche l'aiuto di cui ho estremamente bisogno. Sono disponibilissimo a ascoltare e a raccogliere tutti gli aiuti. Non sempre purtroppo riuscirò a soddisfare tutte queste esigenze, desideri, ma sappiate che almeno trovate uno che è disponibile ad ascoltarvi e ad accogliervi nel mio cuore. Grazie, buona continuazione.